È una studentessa del quarto anno dell'Istituto Bosso Monti di Torino, la 19enne Elena Magdum, la prima partecipante ad Assessore per un giorno. L'iniziativa, pensata dal consigliere delegato alle infrastrutture e ai lavori pubblici della città metropolitana, per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori nella sua attività di amministratore pubblico. La studentessa è stata accolta nella sede della città metropolitana dal consigliere e ha conosciuto dirigenti e funzionari dei servizi edilizia scolastica e viabilità, che le hanno illustrato in breve le principali attività dei loro uffici. In seguito l'appuntamento a Palazzo di Città con l'assessore al decentramento del Comune di Torino per affrontare il problema della sede centrale sita in via Meucci del Bosso Monti, la cui soluzione è legata al reperimento di nuovi locali per la circoscrizione 1. Subito dopo due parole con la sindaca, che si è informata sul suo corso di studi e le ha fatto gli auguri per il prosieguo della giornata e per il suo futuro. Che anno sei? Io al quarto. Al quarto. Sei già poi dopo... Nel pomeriggio l'esperienza è proseguita nel cantiere dell'Istituto Curie Vittorini di Grugliasco, dove si sta ristrutturando un braccio con 10 aule che saranno disponibili per il prossimo anno scolastico. Nella mia giornata come assessore per un giorno sicuramente la cosa più interessante è stata quella di parlare con la dirigente, la responsabile comunque degli appalti, perché è una realtà che in realtà non ci tocca in primis e spesso e volentieri la scambiamo per una cosa molto semplice, quando in realtà c'è una trafila molto lunga e molto complessa, soprattutto minuziosa. Altra cosa importante è stato il giro qui in questa scuola, parlare con l'architetto, che giusto ci ha spiegato come funziona tutta la fase del solaio, piuttosto che i materiali svolti, piuttosto che le certificazioni. E anche lì avevo fatto una manifestazione proprio per quanto riguarda la mia scuola e l'avevo presa molto sotto gamba, quando in realtà c'è anche lì una trafila sempre molto lunga. Ultimo impegno della giornata dell'assessore per un giorno, nuovamente a Palazzo di Città, per la commissione comunale che si occupa del reperimento di nuove aule per l'istituto scolastico Primo Levi. Sono molto contento di come è andata questa giornata, perché abbiamo fatto chiaramente molti incontri anche diciamo istituzionali ma anche pratici, e ci è permesso anche di diciamo raccontarci e raccontare a un'altra persona che è anche un utente delle strutture che noi gestiamo la complessità e tutto il lavoro che sta dietro nel permettere agli studenti di andare a scuola in sicurezza, nella gestione degli edifici scolastici, nella gestione proprio di questo tipo di attività. Che sia ha una parte tecnica, sia una parte di relazioni che è molto importante per poter arrivare a portare dei risultati concreti per risolvere tutte le problematiche inerenti a questo campo.